Ed eccoci alla terza tappa del nostro viaggio nell'altopiano di Pinè e nella Valle di Cembra, dedicato a San Cristoforo, protettore dei pellegrini e dei viaggiatori. Collocato nella bassa Pinetana, sul versante orientale del Monte Argentario, tra la Val di Cembra e la Val Sugana, sorge il paese di Fornace. Luogo molto antico e ricco di storia, deve probabilmente il suo nome alla presenza di fornaci per la cottura e la fusione dell'argento che si estraeva dalle vicine miniere. Caratterizzato dai numerosi terrazzamenti e dalla presenza del porfido, Fornace presenta un edificio sacro colmo di cultura e tradizione, la chiesa dedicata a Santo Stefano. Una delle chiese più antiche della città di Trento è l'abbazia di Sant'Apollinare di Piedicastello. A livello territoriale, invece, uno degli edifici sacri più antichi è rappresentato dalla chiesa di Fornace dedicata a Santo Stefano. Frutto di vicende storiche durate molti secoli, Santo Stefano rappresenta una delle chiese più antiche del territorio. Eretto lungo il pendio del monte, grazie ad un'opera di sbancamento, il tempio rappresenta un tesoro di quest'area del Trentino, custodito dagli abitanti del luogo in cui si vivono ancora momenti suggestivi, come la Santa Messa che ogni anno viene celebrata nel giorno di Santo Stefano. Ci troviamo nella parte esterna della chiesa di Santo Stefano, questo importante edificio storico per la nostra comunità, e l'amministrazione comunale di Fornace ha voluto rendere ancora più vivibile questo spazio esterno, dove vengono organizzate anche eventi promossi dalle nostre associazioni locali. Ricordo il 1° di maggio, Santo Stefano, la ricorrenza del Santo dopo Natale, e anche concerti che vengono organizzati durante l'estate in collaborazione anche con l'azienda di promozione turismo Pinè Valle di Cembra, proprio perché crediamo molto nella valorizzazione di questo edificio, è stato recuperato e quindi noi riteniamo che sia molto importante poterlo visitare, poterlo gustare anche in momenti di silenzio, ma anche con iniziative che vengono promosse e organizzate sul posto. La chiesa, con il suo campanile romanico, si presenta in stile tardo gotico. Nella sua attuale configurazione, essa è il risultato di una serie di interventi che si sono succeduti nel tempo, in cui convivono elementi architettonici di epoche differenti, anche molto lontane tra loro. La chiesa di Santo Stefano è una chiesa molto antica, si ritiene possa collocarsi tra il VI, VII, VIII secolo d.C. Quello che vediamo noi adesso è il frutto di numerosi rimaneggiamenti e si colloca attorno alla fine del 400, primi anni del 500, quando è stata riconsacrata. E in origine la chiesa era dedicata a San Cipriano. I primi documenti riferiti alla chiesa testimoniano appunto che in origine era dedicata a San Cipriano, vescovo di Cartagine. La chiesa fu poi riconsacrata nel 1502 con un nuovo altare dedicato ai santi Stefano e Cipriano. La fondazione, piuttosto antica, risale al VI-VII secolo. Molti studiosi ritengono esso rappresentasse la prima pieve di tutto il Pinetano e solo in seguito lo divenne la chiesa di San Mauro, collocata nell'omonimo paesino.
All'interno alcuni dettagli destano stupore ai visitatori, come gli affreschi del catino absidale che risalgono al XVI secolo. L'abside poligonale di tradizione gotica, infatti, costituisce un ampliamento alla struttura originaria, databile verosimilmente nei primi decenni del XV secolo. I restauri degli anni 2000 hanno messo in luce nel catino absidale un bellissimo ciclo affrescato. Noi possiamo vedere sull'arco santo le vergini stolte e le vergini savie, mentre tra le costole dell'abside noi vediamo i quattro evangelisti, quattro professori e da una parte Santa Lucia e Santa Chiara, al centro il Padre Eterno. Gli ultimi interventi architettonici risalgono al XVIII secolo. Di questo periodo è infatti la costruzione del coro barocco e dell'altare maggiore. È da segnalare inoltre che gli scavi archeologici hanno riportato alla luce delle tombe collocate all'interno della chiesa. Un ulteriore intervento di restauro ci mostra una caratteristica iscrizione sul muro. Preziosa l'acquasantiera in pietra rossa di Trento, che reca incisa la data del 1519, data in cui vennero eretti anche gli altari laterali, di cui uno era dedicato a San Leonardo. Un tempo nella chiesa era collocato l'altare a portelle in legno intagliato e dipinto, raffigurante al centro Santo Stefano, che attualmente è custodito presso il Museo Diocesano Tridentino. Dopo aver conosciuto il paese di Fornace e la chiesa di Santo Stefano, vi diamo appuntamento alla prossima puntata per scoprire assieme la chiesa di Miola di Pinè dedicata a San Rocco.